Selcesena vince e taglia il traguardo. Promozione in Serie B con 4 turni di anticipo. Pescara nel ruolo di guastafeste. In realtà i biancazzurri sono a caccia di conferme. Compattezza, equilibrio, ma senza rinunciare a giocare. Storia del secondo tempo della sfida con i toscani. Servirà soprattutto tanta personalità, come sottolinea il grande ex Emmanuel Cascione, che vive con la famiglia proprio a Cesena, con una simpaticissima curiosità. No, il problema più grosso ce l'avrò con mia figlia, perché lei tutte le domeniche va in curva a vedere il Cesena, quindi ho detto mi raccomando, no, se no dopo non torno a casa, non mangio. No, a parte questo, sì, ci sono tante persone che conosco e comunque sono stati momenti importanti, penso che ci sia grande affetto da parte della tifoseria cesenate nei miei riguardi. Sarà una gara da preparare in maniera molto concentrata, attenta, al di là del piano tattico, quello comunque secondo me passa in secondo piano in una gara del genere. Bisogna arrivare lì con personalità, sapendo che comunque abbiamo la forza e le qualità per andare a fare un'ottima partita. Rosa al gran completo, di nuovo a disposizione Pellacani, Vergani, Cangiano e Tuniov. Per Cascione l'imbarazzo della scelta, forse un solo cambio rispetto all'11 schierato col Pontedera. L'ex Franchini insidia D'Agasso per dare più centimetri e struttura al reparto nevralgico contro una squadra peraltro molto fisica, ma anche per ripartire con gamba negli spazi. Probabile 11, Plizzari, Trepali in difesa, Floriani, Brosco, Messic e Milani. A centrocampo squizzato Aloi e appunto l'ex Franchini favorito su D'Agasso, davanti Merola e a Cornero a supporto di Cuppone. Solo complimenti al Cesena, numeri da urlo: 83 punti, 26 vittorie, 5 pareggi, appena 2 sconfitte ad Olbia nella giornata inaugurale e a Carrara lo scorso 5 marzo. Al Manuzzi bianconeri sono una macchina da guerra: 14 vittorie e 2 pareggi contro Sestri, Levante e Torres. 71 gol realizzati, di cui 40 davanti al pubblico amico, 17 al passivo. Solo 7 in casa, dove Pisseri è imbattuto da 7 partite, precisamente dal confronto con la Torres dello scorso 17 dicembre. Tutti convocati dal tecnico Mimmo Toscano, che si appresta a centrare la quarta promozione in B dopo i successi alla guida della Ternana, del Novara e della Regina. Sistema di gioco 3-4-2-1, probabile 11, Pisseri, Trepali in difesa, ballottaggio Pieraccini, Ciofi, Prestia e Silvestri. Sulle fasce Adamo e Donnarumma, a metà campo il tandem Francesconi-Saber, tra le linee Berti e Carbo, alle spalle di Christian Spendi, re dei bomber dell'intera Serie C con 20 gol senza rigori. L'italo-albanese tra i giovani venuti fuori dal florido vivaio bianconero. Tra i protagonisti di questa stagione, per certi versi memorabile, ci sono anche i 2004 Berti, Pieraccini, Francesconi e David. Nell'atteggiamento in campo qualcosa è cambiato, ha sempre un'identità ben precisa, un 4-3-3 che si sviluppa per catene, una squadra che ha trovato un po' più di equilibrio, magari meno pericolosa nelle occasioni, ma molto più equilibrata. Penso che Toscana abbia fatto un lavoro incredibile, personalmente l'allenatore perfetto comunque per una squadra che vuole salire, e lui è stato bravo con coraggio a poi dopo a mettere giocatori molto giovani in campo senza paura, e il risultato gli ha dato ragione, i risultati gli hanno dato ragione, quindi c'è grandissimo merito sul suo operato. Sono 23 i precedenti in terra romagnola, 9 vittorie della Cesena, 11 pareggi e 3 successi del Pescara. Il primo in B, l'8 aprile 1979, i biancazzurri di Angelillo vincono 1-0, match winner Vincenzo Zucchini, Cesena allenato dall'ex Giancarlo Cadè. 14 ottobre 1984, il Pescara di Catuzzi impatta 1-1, la sblocca il pescarese Augusto Gabriele, all'epoca 22enne, diventato nel tempo un'autentica colonna
Don del Cesena. Il Delfino la pareggia con un gol clamoroso per tecnica, stile e coordinazione. Gran sinistro al volo di Giorgio Roselli su cross di Marchionne. Che prodezza! Il secondo successo arriva in A, 14 febbraio 1988, direttamente da un rinvio di Zinetti, spizzata di Gaudenzi e guizzo di Rocco Pagano che incrocia imparabilmente per il portiere Dadina. L'ultimo blitz in B il 9 febbraio 1992 è ancora decisivo Rocco Pagano con il contributo di Ricky Massara, battuto il portiere Fontana. Era il Pescara come nella precedente vittoria in A di Giovanni Galeone. Nelle immagini 30 aprile 2005 avanti il Cesena di Castori con Ceramitaro, il pareggio del Pescara di Gianni Simonelli porta la firma di Federico Giampaolo, colpo di testa su invito di Thomas Job. Sempre in B pirotecnico il 3-3 del 23 settembre 2006, Mattatore, il 21enne Andrea Carozza, due gol e un assist, subito questa magistrale punizione, pari romagnolo firmato da Pellè. Su corner lo stesso Carozza propizia il 2-1 di Andrea Luci, nella ripresa il tris sempre su calcio piazzato, quindi la rimonta dell'11 di Castori, marcatori Piccoli e Virdis. L'ultimo pareggio ancora in B, 30 settembre 2013, incursione di D'Alessandro, calcio di rigore e rosso per Pigliacelli, costretta in 10 la squadra di Pasquale Marino, sacrificato Viviani, entra Belardi che neutralizza il rigore di Succi, ma nulla può al 70esimo, vantaggio del neoentrato l'uruguaiano Pablo Granoce. I biancazzurri non si disuniscono, al minuto 88 il gioiello di Matteo Politano, subentrato Rizzo, gol pazzesco, il primo in B dell'attuale calciatore del Napoli.